riempiva troppo le merci a mezzogiorno e le merci andavano male. Altro simbolo dell'importanza civile di questa piazza nella storia di Piacenza è l'ex collegio dei notai, attuale Palazzo Unitre. Adesso passiamo ad esaminare l'edificio più importante, il nostro Palazzo Gotico, costruito nel 1281 su volere della famiglia che allora dominava Piacenza, la famiglia degli Scotti. Successivamente, durante il restauro, è stata affiancata la figura della lupa, che si vede un po' poco, nel quadrato bianco sulla torretta, appena sotto quelle due finestrelle. Si intravede la lupa. Importante era anche, al momento della sua instaurazione qui, decidono di omaggiarlo con una statua fatta fare da Francesco Mo, uno dei più importanti scultori della zona. Qui abbiamo la pace con una spiga di grano in mano, di là invece abbiamo la Concordia raffigurata con una fialla, di là poi prosegue con la fortezza che ha il bastone del potere in mano, e in fondo invece c'è la Temperanza con una spada legata. In mezzo probabilmente doveva esservi raffigurata il medaglione della prudenza.